Un carissimo saluto a tutti, ben ritrovati, sono Niccolo Crespi, qui con me c'è Marco Tagliana, ciao Press, Ciao a tutti. numero uno dei Legnano Knights. Affronteremo diversi temi in questa intervista, tra lo sport a Legnano, tematiche che poi andranno dentro alla realtà dei Knights e tanti cambiamenti, una stagione che inizierà con nuovi obiettivi. Press, ci sono tante realtà sportive a Legnano gestite da legnanesi. Il tuo chiaramente un esempio, c'è il baseball, c'è la pallavolo. Perché il calcio ha fatto fatica e fa fatica tuttora a trovare persone che possano avere a cuore il bene del colore, della rappresentanza, comunque cittadine? Il calcio, devo dire, lo sport a Legnano è sempre stato abbastanza difficile, facciamo un ragionamento in generale, perché comunque nell'era moderna, come dico io, negli ultimi 20-30 anni, un po' tutto lo sport. Vabbè, io poi in questi 20 anni ho preso la pallacanestro Legnano, Legnano Basket, e con i miei collaboratori abbiamo fatto un grande progetto. Il perché del calcio, secondo me, ha delle radici un po' più profonde, nel senso che intanto da noi il tessuto imprenditoriale legnanese è un tessuto imprenditoriale che si basava su delle grandissime aziende che progressivamente si sono andate svuotando dagli anni 80, fino agli anni 70, anni 80, a differenza ad esempio di Busto, che ha vissuto un'onda più lunga perché erano aziende meglio piccole e più radicate sul territorio. E quello già è un po' così. Sicuramente la presenza del palio, che io amo, in qualche modo drena delle risorse, perché inutile nasconderlo, cioè sul palio vengono investiti dei soldi e quindi quello vengono meno magari a quello che è l'associazionismo sportivo, al mondo sportivo. Poi probabilmente nel tempo, negli ultimi 30 anni, cioè quando io ero piccolo, ahimè, c'era più attaccamento, dopo è venuto un po' meno, anche perché magari ci sono degli errori fatti anche a livello generale, perché noi guardiamo il Legnano Calcio come un problema, ma se voi guardate il calcio minore in tutte le piazze, adesso voglio dire, la Pro Patria esiste, però la Pro Patria fa 700 spettatori in Lega Pro, non è un caso così forte. Ha una proprietà che 2 anni fa voleva abbandonare, cioè fare calcio oggi in Italia a livello minore è veramente, veramente difficile, e anche perché ha dei numeri impattanti molto, molto elevati, che con l'economia di oggi, con le norme di oggi, diventa difficile sostenere. Per cui l'insieme di quello che ho detto prima, con anche quelle che sono le problematiche inizi del calcio, il fatto che i ragazzi di oggi, ma parlo degli ultimi 20 anni, col fatto che la televisione comanda, vedono preferibilmente la partita a casa alle 3 che andare allo stadio, queste cose secondo me sono alla base di quello che è stato il problema sempre del Legnano Calcio. Ripeto, fare una Serie D, una Lega Pro o una B nazionale come facciamo noi, ci stanno dietro degli investimenti importanti, e non è semplice, e ogni anno è sempre più difficile. Questo è Certo. un dato di fatto. Rimaniamo sempre sullo sport a Legnano, sull'importanza della città, degli eventi. Serve entusiasmo, questo, abbiamo fatto tante interviste insieme su questo discorso, portare le persone a anche comunque valorizzare lo sport, che può essere il basket, il calcio, la pallavolo in generale. Come si fa? Cioè, nel senso, come si può portare il cittadino legnanese a divertirsi? Allora, secondo me ci sono varie linee via anche qua. Intanto è radicarsi sul territorio cercando anche di razionalizzare la presenza. Mi spiego meglio. Oggi a Legnano, sta di basket, ce n'è una. Ce ne sono altre due, ma che fanno solo senior a livello più piccolo e non fanno certo giovanile. Quindi intanto la gente identifica il basket con i Legnano Knights, primo. Sta di calcio ce n'è tante. Tutte piccole, ognuno con la sua dignità, con la sua identità, massimo rispetto, però alla fine non fa fattore comune. Perché l'identità devi partire da quello che è il tuo settore giovanile, da quello che è il tuo movimento che hai in casa, perché è lì che crei l'identità e il senso di appartenenza nel ragazzo, nella famiglia, nei nonni, quindi in tutta la tua community. Dopodiché devi essere anche in grado di creare qualcosa che permette divertimento. Ora, è banale dirlo, il basket è un po' più semplice perché c'è il canestro ogni 20 secondi, il calcio, c'è un calciofilo, però il calcio tante volte è abbastanza noioso, e soprattutto se poi tu stai in strutture fatiscenti, già devi stare all'aperto, ovviamente, se poi le strutture sono fatiscenti, poco accoglienti, cioè sono serie di cose che tu devi creare uno spettacolo. Oggi, molto più di prima, lo spettatore vuole delle comodità, paga per avere un servizio, cosa che prima invece era molto meno. E quindi tu devi stare, come noi ad esempio,
la partita da noi è all'interno di un contenitore che ha molte più cose che uno spettatore trova. Poi è chiaro che la partita è l'aspetto fondamentale quando si va al palazzetto, però è intorno. Devi lavorare sul tuo settore giovanile. Andando chiaramente sui Legnano Knights, tanti cambiamenti, tanti addi, come quelli comunque anche di due leader come Marino, che però è rimasto dentro nell'orbita Knights, e anche comunque di Casini. Come pensate di poter sopperire a queste vacanze, a questi appunto cambiamenti, cosa vorrete fare? Ogni tanto finiscono i cicli, certo. E quando finisce un ciclo bisogna avere anche il coraggio di cambiare e prendersi il rischio. Ora, qui è finito un ciclo anche per motivi indotti, nel senso che Tommy smette di giocare, Planezio di fatto va avanti a giocare ma vicino a casa sua in Serie C, quindi di fatto smette, Marco è arrivato a 44 anni, eravamo lì, per cui già tre giocatori leader venivano. In generale era il momento di cambiare un po' il progetto. È ovvio che quando cambi 8 giocatori su 10 hai dei vantaggi a volte, ma hai molti rischi che ti prendi, perché io penso che nello sport uno dei segreti che l'abbiamo sempre applicato e i risultati che abbiamo avuto ci hanno premiato in questo è quello di dare continuità, che non vuol dire prendere 8 giocatori e portare avanti tutti 8, però avere un nucleo su cui poi ogni anno vai a migliorare e vai a inserire. Sarà l'abilità dell'allenatore in primis di creare da subito una maglia, ma comunque un feeling tra i giocatori. Sarà l'abilità anche dello staff, che è molto importante quando c'è un gruppo nuovo, stare accanto all'allenatore, stare accanto ai giocatori e favorire un'integrazione tra di loro. Poi non spetta a noi, non è nostra l'integrazione tecnica, ma è l'integrazione dell'allenatore. A noi spetta l'integrazione dall'esterno e penso che, come sempre, abbiamo sempre fatto, fare in modo che tutto quello che è intorno al campo sia perfetto e metta a loro agio i giocatori. Poi la squadra l'abbiamo fatta, vediamo, solo il campo dirà poi quelli che possono essere i risultati finali. Io ringrazio volentieri Marco Legnano, aspetto tutti al palazzetto, come sempre, ricordiamolo qui, Sport Legnano. So che siete i nostri partner, mi fa molto piacere, vi aspetto tutti al palazzetto, il 19 raduno, e poi abbiamo le varie amichevoli che trovate sul sito, il torneo Morelli il 14 e 15 di settembre. Presto, grazie e grazie a tutti. Ciao. Ciao.